continuiamo ad occuparci di libri, ma dove molte volte li troviamo per l'appunto all'interno delle biblioteche, che per l'appunto rappresentano un vero e proprio presidio pubblico di socialità, ma anche di cultura e anche di aggregazione, che però purtroppo negli ultimi anni sono state penalizzate perché costrette alla chiusura a causa dell'emergenza pandemica. Molte di esse però, bisogna dirlo, vivevano già delle criticità, delle lacune già prima del Covid, una condizione davvero critica, come ad esempio la biblioteca Grazia dell'Edda di Ponticelli. Ed è per questo motivo che nasce un progetto titolato Socializziamo in Biblioteca, che per l'appunto punta alla riqualificazione di questo importante servizio pubblico per tutta la comunità. A presentarci tale iniziativa i nostri ospiti, che vedo già in collegamento, quindi il buongiorno al presidente dell'Associazione Terra di Confine, Pasquale Leone. Salve, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. E Anna Nasti dell'associazione Noi at Europe, buongiorno. Ciao, buongiorno. Dunque Leone, partiamo proprio da questa iniziativa lodevole, il progetto titolato Socializziamo in Biblioteca, una iniziativa che mira alla riqualificazione della biblioteca Grazia dell'Edda di Ponticelli. Certo, assolutamente. Questo progetto nasce in realtà non all'improvviso, non per rispondere, come spesso accade, a una progettualità sporadica di un ente finanziatore, ma nasce lontano. Nasce dalla volontà di una serie di enti del terzo settore che operano nella periferia est di Napoli, troppo spesso dimenticata, per far sì che uno spazio troppe volte abbandonato, ma grande punto nevralgico, è l'unico luogo forse di cui si vanno a incontrare nella nostra periferia una categoria particolare, i ragazzi già diplomati che frequentano l'università. Questi quartieri spesso e volentieri i più grandi assenti sono proprio i giovani tra i 18 e i 30 anni, e la biblioteca era uno di quei luoghi in cui incontrarli. La biblioteca negli anni ha avuto tanti tentativi da parte delle organizzazioni di riportarla al centro del dibattito pubblico, e con questo progetto stiamo riuscendo, attraverso queste attività, a riqualificare quello spazio. Sono stati fatti dei lavori da parte del Comune grazie a questo progetto, non ancora finiti e speriamo che a breve terminino, che riqualificheranno due aule di quella biblioteca che per troppo tempo è stata appunto punto di incontro di tanti giovani, ma strutturalmente è una continua battaglia per renderla operativa. Valore simbolico, valore iconico per l'appunto la periferia est di Napoli, come ricordava lei, Leone. Dunque, Nasti, a questo punto bisogna ricordare ancora un altro aspetto: restituire alla popolazione quanto prima questo luogo di cultura, ma anche di aggregazione sociale, in un momento in cui davvero ce n'è bisogno. Sì, è verissimo, come ha già detto Pasquale, insomma, l'intento nasce molto tempo fa, e nonostante sappiamo, insomma, che la situazione è difficile, paradossalmente questo momento è stato una sorta di rinascita anche per i rapporti umani. Tante attività che sono state svolte, ovviamente. Inizialmente, quando è stato vinto il progetto, non sapevamo assolutamente di andare incontro ad una pandemia, quindi sono state rimodulate. Nonostante ciò, abbiamo riscontrato comunque una forte partecipazione da parte dei giovani del territorio, ma in realtà di tutta la città di Napoli, una rete anche associativa molto forte. Sono stati creati molti corsi, come attività di lingua gratuiti, un corso di editoria da parte dell'associazione, dalla cooperativa Se Può Fa, e tra questi anche che in parte è cominciato da remoto, ma presto, appena insomma si ritornerà in zona arancione, speriamo possa essere in loco, l'attività di arredo partecipato. Che cos'è? Un workshop coinvolgendo volontari del territorio, principalmente i giovani, nel cercare di ridestinare il cortile interno della biblioteca agli utenti che presto torneranno lì a studiare, costruendo degli elementi di arredo come tavoli, sedie, grazie anche all'aiuto e alla guida di giovani architetti del Napoletano. E un'altra attività che tra poco sta per partire è un laboratorio di scrittura creativa a cura dello scrittore napoletano Francesco Spiedo e degli Infodei sulle opportunità di mobilità per i giovani dai 18 ai 30 anni
affinché, insomma, appena sarà possibile, poter ritornare a viaggiare, vivere esperienze non soltanto sul territorio, ma anche all'estero. Insomma, tantissimi bei progetti e quindi, Leone, parliamo di riqualificazione, rigenerazione che per l'appunto, come ricordava Nassi, passano attraverso tantissimi progetti già preesistenti e che per l'appunto, nonostante l'anno pandemico, decidono di non fermarsi o comunque di modularli in maniera differente. E c'è anche un altro aspetto che vorrei si commentassi, ovvero lo sportello europeo per informare per l'appunto i giovani sull'opportunità di mobilità europea. Lo ha pronunciato tra l'altro anche un po' Nassi, se però possiamo entrare proprio nel vivo della questione, perché ciò non vuol dire che non toglie che magari tanti altri giovani appartenenti a tante altre comunità vogliano parteciparvi. Sì, assolutamente. Noi immaginiamo, e prendo le parole del presidente di NewEurope, Vito Sabatino, che noi tendiamo col nostro progetto, ma in generale lo auspichiamo per tutte le biblioteche della città, in particolar modo quelle di Napoli Est in cui viviamo, di far sì che siano dei luoghi in cui si porti la biblioteca a essere un luogo di, diciamo, di portare i livelli essenziali di servizio a livelli europei. Nelle biblioteche d'Europa normalmente i ragazzi vanno, ci sono degli sportelli, ci sono dei luoghi, ci sono delle persone che indirizzano rispetto a delle possibilità culturali, di studio, di approfondimento, lavorative fuori dal nostro paese. L'associazione NewEurope in particolar modo, quindi diciamo, mi perdoneranno gli amici se sbaglio, già adesso attualmente hanno svolto anche a settembre, ottobre. Appena la pandemia ci ha permesso un minimo di allargamento di quelle che sono le possibilità di spostamento, di far vivere ai ragazzi l'occasione all'estero. Immaginare che un giovane del nostro territorio di Ponticelli non debba andare a cercare, a spulciare online quelle che possono essere possibilità in un arcipelago spesso disorientato di quelle che sono le occasioni che possono vivere, invece c'è un luogo fisico sul proprio quartiere in cui i giovani vanno, incontrano persone che la cui età è prossima alla loro, a volte coetanee, che vanno a indirizzarli verso delle occasioni di volontariato, delle occasioni di studio, spesso in quelli che sono i paesi dei Balcani, ma anche un po' in giro per tutta l'Europa. E su questo livello dei servizi che noi vogliamo andare a migliorare, c'è anche appunto quella che è l'apertura straordinaria della biblioteca. Se uno va già a Roma, senza parlare di Parigi, Londra, delle altre grandi città europee, le biblioteche sono aperte di sera. Un'altra attività era l'apertura straordinaria serale, che purtroppo non è ancora partita. E per questo, se permette, aggiungo la domanda che mi è stata fatta, un pezzo importante, che è una petizione che abbiamo lanciato per la riapertura delle biblioteche, per l'apertura straordinaria e l'apertura in zona arancione, cosa fatta in altre biblioteche della provincia di Napoli, senza andare lontano, e che nella città di Napoli non avviene. Noi abbiamo messo a disposizione del Comune una piattaforma per poter aprire in zona arancione, e il Comune, nonostante la possibilità nei mesi autunnali di aprire, non ha aperto. Quindi auspichiamo con questa petizione di riaprire subito le nostre biblioteche. Esatto, era proprio quello che volevo chiederle, l'apertura, l'appello affinché le biblioteche possano riaprire il prima possibile. Nassi, un servizio pubblico fondamentale, non solo considerando il periodo, ma considerando anche che molte volte in questi luoghi periferici e molte volte luoghi che vivono delle difficoltà, c'è davvero necessità di un presidio importante che faccia da riferimento, che per l'appunto, ricordiamo ancora una volta, sia un presidio culturale di aggregazione sociale e indirizzare i giovani, diventa indirizzante appunto molti giovani che magari vivono dei momenti di difficoltà e attraverso la cultura magari possono essere guidati. Certamente sì, questo è molto importante. In questo momento particolare, in questo momento storico, non soltanto per un aspetto umano, ma appunto anche proprio per una questione formativa, avere a che fare con propri coetanei e poter condividere non soltanto le difficoltà che oggigiorno viviamo insomma tutti per motivi lavorativi, per motivi insomma di background culturale. E al di là di questo, la possibilità appunto di trovare un punto, un posto a cui appartenere principalmente, perché pure è pure una questione di appartenenza, appartenere ad un punto, ad una comunità che ti consente di non soltanto conoscere, ma di supportarti durante il percorso, che Esatto. sia quello universitario, che sia quello di un liceale o anche di chi è in procinto di insomma entrare nel mondo del lavoro. È una cosa In che fondamentale. modo, ecco, diventa fondamentale, quindi spieghiamo anche in che modo il Covid Nasti ha impattato sulle biblioteche e su quelle che loro in realtà rappresentano. Beh, ovviamente il problema principale è che, essendo state chiuse,
anche i servizi essenziali non sono stati, insomma, reperibili facilmente, principalmente. E poi ovviamente, devo essere sincera, guardando il bicchiere mezzo pieno e cercando di essere positivi e propositivi, anche perché, insomma, le tre realtà associative che si occupano di questo progetto sono composte principalmente da giovani, quindi cerchiamo di farci scoraggiare il meno possibile da questa situazione. È stato un punto di forza perché comunque ha permesso a tante persone di poter relazionarsi. Tante delle attività che abbiamo svolto hanno avuto una forte partecipazione, non soltanto per insomma, il fine dell'attività, ma anche proprio per la voglia di, appunto, come dice il progetto, socializzare ed essere coinvolti in qualcosa, avere a che fare con altre persone, esatto, anche se soltanto, diciamo, da uno schermo. Leone, l'appello quindi quello di aprire le biblioteche, però le chiedo se possiamo aprire le biblioteche in sicurezza. Allora, assolutamente sì, le dico che nei primi DPCM, quelli dell'autunno, erano anche un po' ambigui rispetto all'apertura delle biblioteche. Allora, attualmente è prevista l'apertura delle biblioteche già in zona gialla automaticamente col distanziamento sociale, in zona arancione su prenotazione. Noi abbiamo fatto una planimetria della divisione dello spazio principale della biblioteca dell'Edda, in cui normalmente possono essere accolti 40 ragazzi, accogliendone 20, però con un distanziamento di 4 metri a persona, che è ben oltre quelli che sono i limiti normativi. La possibilità di avere dei luoghi in cui incontrarsi ampi, soprattutto le periferie, vanno avvantaggiate. Molti giovani vanno alla biblioteca nazionale, che è stata aperta in zona gialla, invece di far sì che i giovani rischino, prendendo treno da Ponticelli barra San Giovanni, andare alla biblioteca nazionale e andare a congestionare un unico punto, avere le biblioteche delle municipalità fa sì che gli spazi si allarghino e si possa permettere una socialità in sicurezza, socialità e cultura. Esatto, ovviamente. Quindi lo ricordiamo ancora una volta, l'obiettivo è cercare di restituire sicuramente una prospettiva non solo alla biblioteca, ma anche ai tanti giovani in termini di socialità, di aggregazione culturale, in un periodo in cui ci ritroviamo con le scuole chiuse, una socialità totalmente assente e anche prospettive di lavoro totalmente inesistenti, e quindi vivono un periodo durissimo, Leone. Sì, è un periodo molto particolare. Diciamo che i luoghi di incontro, ma i luoghi della cultura possono essere invece poi di risposta a un luogo di progettazione culturale. Il progetto Socializziamo in Biblioteca, così come altri che abbiamo presentato, nasce dall'incontro e dall'analisi fatta dai ragazzi che vivono quegli spazi. Il Covid ha limitato molto quelle che sono le occasioni di incontro, ma anche le occasioni lavorative. In questo momento molte realtà stanno sfruttando quelle che sono le più poche occasioni messe a disposizione, bandi, progettualità, per andare a immaginare di creare occasioni lavorative nelle nostre zone. Il lavoro è un loro principale, la cultura non dà lavoro, è una frase che è sempre stata detta e mi ha sempre dato una rabbia matta. La cultura può essere lavoro, lo studio può generare profitto, o in che senso? L'intervento di prima all'interno di questa mattinata, ho ascoltato la scrittrice che poco fa parlava di memoria come radici verso il futuro. Conoscere la storia, avere delle basi culturali forti che vanno a essere radicate sul territorio, sono la base di quello che possono essere delle competenze trasversali che possono, dall'incontro, il confronto e la crescita condivisa, generare anche delle occasioni di autoimprenditorialità per i giovani delle nostre periferie. Nasti, velocemente le chiedo se a questo punto questa situazione potrebbe anche ridare restituire un luogo di aggregazione sociale che non sia più digitale. Ah, certamente, insomma, attendendo la zona arancione, quindi la possibilità di riaprire le biblioteche e al di là di svolgere le attività in presenza, di consentire agli utenti di poter ritornare lì a studiare e a lavorare, sicuramente, insomma, restituirà un qualcosa di importante alla comunità. Grazie. E poi... Sì, velocemente? No, va bene così. Va bene, grazie a Anna Nasti dell'associazione Noi at Europe e Pasquale Leone, presidente dell'associazione Terra di Confine, per averci presentato il progetto Socializziamo in Biblioteca. Grazie davvero, complimenti per l'iniziativa, ci vediamo presto in studio. Noi invece ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattia 9, grazie.